Ciao a tutti gli amici di cinefoniaci.com, ecco lo smartphone che è nato dal progetto Apollo di Umi, progetto che ha coinvolto la community Umi in alcune scelte tramite dei sondaggi e che ha portato alla nascita di questo Umi Touch. Uno smartphone vedremo con alti e bassi, ma merito sicuro di Umi è quello di essere riuscito a mantenere il prezzo piuttosto basso. Noi infatti lo abbiamo preso da TomTop a $149, quindi siamo intorno ai 130 euro. La scatola nera, molto bella, molto elegante, peccato però per la dotazione perché abbiamo solamente un cavetto micro USB, la spilletta per l'estrazione del carrellino della SIM, un manualetto ed un caricabatterie standard da 1 A. Un caricabatterie che impiega veramente tantissimo, ormai tutti gli smartphone puntano alla ricarica rapida, questo Umi Touch invece impiega, pensate, circa 4 ore e mezza. Vi mostro anche in sovraimpressione i tempi di ricarica intermedi. Direi che è veramente troppo, ma parleremo meglio di questo e della batteria in seguito. Partiamo invece, come al solito, dal design molto molto simile al Meizu MX5. Quasi una copia, direi, veramente molto molto simili. 154,5x76x8,8 mm le misure. Un po' pesantino, anzi, andiamo subito a misurare. Abbiamo 200 grammi che sicuramente sono giustificati un po' dalla batteria da 4000 mAh, ma il dubbio è che questa parte metallica, che è proprio la scocca di questo Umi Touch, il dubbio è che non sia realizzata in alluminio, ma bensì di princisbecco abilmente camuffato da alluminio dagli ingegneri della Umi. Parte gli scherzi, ovviamente sta scherzando, è tutta realizzata in alluminio, anzi è realizzato anche molto molto bene, veramente le finiture qua sulla smussatura più lucida, sulla parte invece dietro satinato, quindi veramente molto molto curato dal punto di vista estetico e dal punto di vista dell'assemblaggio, direi ottimo lavoro da questo punto di vista. Sulla parte posteriore troviamo la fotocamera da 13 megapixel, una Sony MX328 con doppio flash LED, qui abbiamo la cassa audio presente qui sulla parte sinistra, sulla parte superiore solamente il jack per le cuffie, sulla parte inferiore la presa micro USB, qui abbiamo volume e tasto accensione, qui il carrellino per all due SIM in formato micro SIM o una micro SIM ed una micro SD. Sulla parte frontale troviamo la fotocamera da 5 megapixel che è una Hynix HI553 con flash LED, ma già vi dico che è un flash LED quasi inutile perché è abbastanza scarsa la potenza, manca invece purtroppo il LED di notifica. Trovo la cosa piuttosto assurda, potevano fare a meno di questo flash frontale e mettere un LED di notifica che è sicuramente molto molto più utile, anzi a mio parere quasi indispensabile. I tasti invece sono retro illuminati, eccoli qua, sono due puntini, ma al buio si vedono anche piuttosto bene. E abbiamo un tasto fisico che integra un lettore di impronte che devo dire rapido e preciso. Ve lo faccio vedere all'opera, eccolo qua. Veramente risponde velocemente. La percentuale di sblocchi, veramente vedete, è quasi praticamente il 100%, veramente funziona perfettamente. Tra l'altro non è necessario premere il tasto per sbloccarlo, basta appoggiare proprio il dito sul tasto, quindi non bisogna premerlo come invece abbiamo visto nel Mi 5 che abbiamo recensito da poco, quindi molto comodo. Peccato che però poi perda la funzionalità di tasto assioramento nell'utilizzo normale, perché bisogna premerlo una volta proprio fisicamente per tornare alla home e tenerlo premuto invece per aprire il task manager. Avrei preferito magari anche la possibilità di usarlo come tasto assioramento, che trovo più comodo. Dotazione hardware discreta, abbiamo una CPU MediaTek MT6753 octa-core a 1,3 GHz, 3 GB di RAM, schermo da 5,5 pollici Full HD, 16 GB di storage interno, con possibilità di inserire anche una micro SD al posto di una micro SIM. A far girare il tutto c'è Android 6.0 Marshmallow, eccolo qua nelle informazioni di sistema. In versione praticamente stock, veramente pochissime le personalizzazioni, troviamo solamente questo menu Turbo Download, che
che permette di sommare la velocità del wifi alla rete mobile, quindi andare veramente ad ottenere velocità di download molto elevate. Altre personalizzazioni veramente sono poche. Abbiamo i due menu del gesture sensing, quindi delle air gesture praticamente, e dello smart wake, quindi delle gesture a schermo spento. Presente anche il doppio tap, ma funziona bene, ma cosa che trovo più che altro abbastanza inutile quando abbiamo poi un sensore delle impronte che funziona così bene sulla parte frontale. Le prestazioni sono buone con AnTuTu, andiamo a vedere il valore ottenuto. Abbiamo oltre 39.000 punti, quindi prestazioni sicuramente molto buone. E a livello di informazioni, se andiamo sulle informazioni della CPU, eccolo qua, viene indicato come frequenza massima 1,5 GHz, la stessa cosa l'avevamo vista anche qua, anche proprio nelle informazioni di sistema, eccolo qua, octa-core 1,5 GHz. In realtà, se andiamo a aprire CPU Z, che vedete, indica anche qui velocità 1,5, ma poi in realtà la velocità è 1,3 GHz, non raggiunge mai oltre questa velocità, quindi la CPU è una a 1,3 GHz. Cosa questa della falsificazione delle caratteristiche mostrate, un pochino antipatica, che ritroviamo anche nei sensori. Se andiamo qua nel menu dei sensori, sempre su CPU Z, vedete, sembrano presenti tanti sensori, poi se invece andiamo su un sensor box a provarli, ci accorgiamo che quelli reali sono solamente quelli di luminosità e di prossimità, che devo dire funzionano bene, anche con l'accelerometro. Ma tutti gli altri, come ad esempio del sensore di orientamento o il giroscopio o la bussola, sono segnalati come presenti, ma non è vero perché non funzionano. Cosa vi dicevo un po' antipatica, perché veramente in questo modo, a mio parere, UMI va a perdere solamente un po' di credibilità. Il GPS invece funziona per fortuna bene, anche se a volte si nota l'assenza della bussola nei cambi di direzione. Comunque il fix è sempre veloce, la precisione raggiunge velocemente i 2-3 metri e è presente anche il supporto ai satelliti GLONASS. La CPU è in grado di far girare, anche grazie ai 3 GB di RAM ben gestiti, qualsiasi applicazione, molto fluida per esempio nella navigazione web, anche con il browser stock. Qui abbiamo ovviamente la pagina UMI come predefinita, gira veramente più che bene, molto molto fluido. Andiamo a vedere anche, andiamo a chiudere tutte le applicazioni. Nel Task Manager abbiamo anche la possibilità di chiudere automaticamente tutte le app. Andiamo a vederlo anche come si comporta con giochi pesanti come Real Racing, perché girano tranquillamente, devo dire anche piuttosto bene. Buona la parte telefonica, il livello del segnale è sempre molto buono. Adesso qui siamo sotto rete 4G con una SIM della 3, presente anche la banda B20, quindi nessun problema nemmeno con Wind. Andiamo a vedere come si comporta bene anche in connettività dati 4G con lo speed test. Per quanto riguarda invece la qualità in chiamata, devo dire che la qualità audio non è eccezionale, anzi l'audio risulta come un po' ovattato dal volume, non altissimo, ma il volume poi non sarebbe un gran problema. Più che altro, ecco, questo audio non pulitissimo. Problema questo, non so se è dovuto a delle impostazioni della ROM, quindi migliorabile, o proprio dovuto ad una bassa qualità della capsula auricolare montata. Niente da dire invece sullo schermo, questo 5,5 pollici Full HD, veramente molto buono, la luminosità massima è molto elevata, veramente niente, niente da dire. Andiamo a vedere qualche immagine di test con la nostra chiavetta OTG.
nelle nostre foto di esempio, ma veramente molto molto buono questo schermo, veramente ottimi anche gli angoli di visualizzazione, bellissimi i colori. Vediamo anche i livelli di nero e anche sotto questo aspetto veramente niente da dire, veramente buono questo pannello. Peccato per il trattamento oleofobico, praticamente assente, trattiene veramente tantissimo le ditate. Nella pendrive abbiamo anche della musica, andiamo a sentire anche un attimo lo speaker. Volume non altissimo e suono, diciamo, non è niente di particolare, insomma, leggermente metallico, niente di eccezionale. Vi dicevo del problema del trattamento oleofobico praticamente assente, vi arriva con una pellicola protettiva preapplicata che io ho levato perché il touch è sì preciso, andiamo a vedere, vedete non ha particolari problemi di precisione, è un touchscreen tra l'altro a 5 tocchi, però un touch che è come se fosse non velocissimo nel riconoscere gli input, cosa che dà qualche problema nella scrittura molto veloce. Bisogna prenderci un po' la mano, un po' meno sensibile, un po' meno veloce rispetto ad altri touch provati ultimamente. Vedete, poi facendoci un po' l'abitudine, poi invece non dà particolari problemi, però avrei preferito una reattività maggiore. Umi comunque dichiara come vetro un Corning Gorilla Glass 3, quindi in teoria non dovrebbero esserci problemi a levare la pellicola, ma ovviamente è tutto da dimostrare. La fotocamera è una fotocamera, diciamo, discreta, con in buone condizioni di luce. Andiamo a vedere com'è l'interfaccia, un'interfaccia stock. Vediamo qualche schermo intero, qualche foto, sicuramente qualche problema nella messa a fuoco con scarsa luminosità. Appena luminosità buona, ovviamente vedete gli scatti sono discreti, scatti che poi ovviamente trovate nell'articolo completo. Questo è il test del flash, discreto, anche se i bordi sono rimasti un pochino nell'ombra. Ed in questa ultima foto, anche se non sono certo ovviamente due smartphone da paragonare perché appartengono a due categorie diverse, lo Xiaomi Mi 5 e Lumitouch, volevo solamente farvi vedere quanto è evidente i problemi, quanti sono evidenti i problemi di messa a fuoco, soprattutto con scarsa luminosità, e veramente il risultato è molto deludente. Molto molto buona invece l'autonomia, la batteria da 4.000 mAh nella riproduzione di un video YouTube sotto rete wifi, ha coperto le 6 ore di riproduzione continua, quindi nessun problema a coprire la giornata, anche due con un uso più leggero. Come vi dicevo però in apertura, i tempi di ricarica sono veramente lunghissimi. Con il caricabatterie da 1 A in dotazione impiega circa 4 ore e mezza, quindi piccolo difetto, insomma, che obbliga poi a caricare magari lo smartphone per forza durante la notte. Concludendo, quindi uno smartphone, questo Umi Touch, che per il prezzo a cui viene offerto ha sicuramente da offrire molto. Buoni materiali e l'assemblaggio, ottimo schermo Full HD, un sensore di impronte molto preciso e veloce, grandissima autonomia, buona reattività generale nell'uso quotidiano grazie anche ai 3 GB di RAM, la buona gestione della RAM grazie anche ad Android 6 Marshmallow. Come contro però abbiamo che è un pochino pesante come peso, non ha il LED di notifica, ci mette veramente tanto a caricarsi e c'è qualcosa da correggere a livello di ROM, o almeno speriamo che sia a livello di ROM, come la qualità audio in capsula auricolare ed il touch che speriamo appunto siano migliorabili dal punto di vista software. Come al solito valutate voi questi pro e questi contro, anche grazie all'aiuto della recensione completa che trovate linkata qui sotto in descrizione e io vi do appuntamento alla prossima video recensione. Ciao! Okay.